quanto Dio è buono, tu beato sei, se confidi in Lui, a voi i Suoi santi, che lo temete, nulla vi mancherà, nulla vi mancherà. Libro delle Cronache, al capitolo 17, il verso 23. Ora, Signore, la parola che tu hai pronunziata riguardo al tuo servo e alla sua casa rimanga stabile per sempre, e fa come tu hai detto. Vista la brevità, rileggiamolo. Ora, Signore, la parola che tu hai pronunziata riguardo al tuo servo e alla sua casa rimanga stabile per sempre e fa come tu hai detto. Possiamo sedere.
Oggetto della nostra meditazione è il soggetto, la parola che tu hai pronunciata rimanga stabile. La Bibbia è piena di promesse mantenute. Dio mantenne la promessa ad Abramo, Isacco, Giacobbe di dare Canaan ai loro discendenti e la Palestina fu assegnata da Dio a questo popolo dopo una serie di eventi difficilissimi da superare. Da tanti anni schiavi in Egitto, 7 popoli da sconfiggere lungo la strada e così via. 40 lunghi anni in un esodo, parola che indica un'uscita dall'Egitto della schiavitù. Dio mantenne la sua parola con Mosè quando gli disse: tu libererai Israele dall'Egitto. Ma la Bibbia insegna che ci sono anche promesse che non sono realizzate. Perché non sono realizzate? E la risposta ci viene da questa storia. La storia di un uomo, il re Davide, che aveva ottenuto tante cose da Dio. La storia di un re che aveva realizzato che è bello servire il Signore e che lui le promesse le mantiene. Un giorno però, quasi sentendosi in debito, diciamo così, con Dio, pensò: cosa posso fare io che ho ricevuto tanto da Lui? E gli venne nel cuore di costruirgli una casa stabile dove Lui manifestasse la sua benedetta presenza, dove gli adoratori venissero a cercare la sua faccia. E siccome era un intento buono a livello logico, il profeta, senza attendere precise indicazioni divine, diede il suo consiglio, tra virgolette, terreno, umano. È una cosa buona, fa quel che hai nel cuore. Ma mentre andava via, Dio gli disse di tornare indietro e dire al re: non sarai tu colui che mi costruirà una casa. Non ho mai chiesto a nessuno prima di te di farlo, e sarà invece il tuo figliuolo, si riferiva a Salomone, che mi costruirà un tempio. E qui comincia la nostra storia, la parola che tu hai pronunciata rimanga stabile, indica promesse riservate al credente consacrato, perché per realizzare le promesse del Signore noi abbiamo bisogno di essere consacrati a Lui, essere credenti devoti, e la sua devozione era per una casa di Dio stabile. Fino ad allora ospite il culto in una struttura precaria, si direbbe oggi, ma Dio non aveva mai chiesto di fare diversamente. Leggo che disse al profeta Natan: vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda. In sé non era una cosa sbagliata, era semplicemente un tempo sbagliato. Ci sono cose che sono giuste e che faremmo noi da parte di Dio, ci sono cose che sono giuste e che faranno altri dopo di noi da parte di Dio, e dovremmo sempre essere felici del disegno, del piano di Dio per noi. Egli fu un credente consacrato per la promessa di una casa al Signore. Ricordiamo sempre che chi desidera il meglio per la casa di Dio, il suo desiderio poi determinerà il destino che avrà nella vita, ciò che gli accadrà, ciò che gli succederà. Il desiderio in sé è legittimo, lo ha spiegato ampiamente l'Apostolo Paolo ai Corinti e poi scrivendo di persona una lettera, un'epistola a Timoteo. Alla chiesa di Corinto egli disse: voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori e io vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Dunque l'Apostolo diceva che noi dobbiamo desiderare ardentemente i doni maggiori. Non è una cosa
sbagliata a desiderare i doni maggiori. E a Timoteo egli scrisse a questo suo collaboratore certa e questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Dicendo con questo che uno che aspira a essere pastore, a servire il Signore, non è che aspira a una cosa cattiva, aspira a una cosa buona, un'attività lodevole. Poi bisogna vedere se questa aspirazione, desiderio, si incontra nel piano di Dio. E qui vediamo delle promesse riservate al credente consacrato. Credente consacrato perché riconosce in Dio l'autore della prosperità. Non dimentichiamo mai che è Lui, è il Signore, l'autore di ogni benedizione che noi abbiamo. Il Re disse: mi incammino per la via di tutti gli abitanti della terra, rivolto al figlio. Fortificati e comportati da uomo, osserva quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato di osservare, perché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque tu ti volga. Dunque Davide aveva capito molto bene che tutto ciò che aveva veniva da Dio, e siccome l'aveva capito così bene, lo raccomandò al suo figliuolo. Alla fine della vita egli disse: a te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Se andiamo dalla persona giusta otterremo le risposte, e sicuramente Dio è quella giusta strada che dobbiamo inseguire, percorrere e attraversare. Vuoi le promesse del Signore? Sono tutte per te. Devi semplicemente richiederle al Padre degli Spiriti, che dall'alto del cielo fa buoni doni agli uomini. Sono promesse riservate a credenti consacrati anche laddove sono sbagliatamente incoraggiati. In fin dei conti Davide non ha colpa se il profeta non dice: aspetta che prego e poi ti fo sapere. Il profeta gli dice: è una cosa buona quella che desideri, e di conseguenza allora a questo punto falla. Ma Nathan rispose al re: va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te, senza attendere ordini precisi. Fa tutto quello che hai in mente. E invece il Signore dice nel profeta Ezechiele: ma quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu dirai loro: così parla Dio il Signore, chi ascolta, ascolti, chi non vuole ascoltare, non ascolti. In altri termini, io e voi dobbiamo aprire la bocca solo quando Dio ci dice di farlo. Non possiamo dire i sì senza che Dio li pronuncia, non possiamo dire i no senza che Dio li pronuncia. È più apprezzabile che un genitore, un educatore, un monitore, un pastore dica: ci pregherò e poi ti farò sapere, piuttosto che avere sempre pronta la risposta che non sia la risposta del Signore. È più umile, è più giusto far vedere che dipendiamo dall'alto, dal cielo, nel dare le risposte. Le risposte del Signore ai credenti che si pongono progetti, mete da raggiungere, obiettivi, non sono come qualcosa di automatico, governate da criteri terreni ed umani, ma hanno tempi, modalità, persone. E vedremo che Davide non era la persona giusta per svolgere quel compito, e tra poco vedremo perché. La parola che tu hai pronunciata rimanga stabile. Sono promesse riservate ai credenti consacrati per la casa di Dio, riconoscendo Dio autore di ogni prosperità.
stando attenti a non essere terrenamente incoraggiati, ma non spiritualmente. La voce dello Spirito qualche volta non passa per la strada della coerenza terrena, per la strada della coerenza umana. Lo Spirito disse a Filippo di lasciare una campagna evangelistica di successo con tanti convertiti e andare in una strada deserta. E quando andò nella strada deserta trovò un uomo che accettò l'Evangelo, che si battezzò. E qualcuno, umanamente parlando, avrebbe potuto dire: non ha capito bene la volontà di Dio, ha lasciato tutta quella bella opera per uno. Ma quell'uno era un ministro, e quel ministro parlò alla regina, alla corte, parlò al popolo, e a tutt'oggi in quel posto ci sono cristiani che lodano e glorificano il nome del Signore. Uno solo può mettere sotto sopra il mondo intero, e tu puoi essere quell'una persona, quell'uno che Dio userà per la gloria del suo nome. La parola che tu hai pronunziata rimanga stabile. Ci parla anche di promesse collegate al disegno divino, perché le promesse sono collegate al piano della volontà di Dio, e qualche volta questo potrebbe essere diverso dal nostro, dai nostri criteri. Quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Nathan in questo modo. Ritornò indietro e andò a dire al re: non sarai tu. Perché a volte Dio dovrebbe dire no? Come mai una cosa giusta potrebbe non essere giusta per noi? E perché in un tempo Dio potrebbe usarsi di noi per un compito e in un altro tempo no? Perché Dio è Dio, perché Lui è il Signore, e perché noi dobbiamo dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. I motivi del no: gli eredi dei nemici sconfitti non sarebbero venuti a pregare nel tempio costruito da Davide, che aveva ucciso i loro genitori e nonni. E Dio gli mandò a dire: tu hai sparso molto sangue e hai fatto grandi guerre, non costruirai una casa al mio nome, perché hai sparso molto sangue sulla terra davanti a me. Le giuste cause di guerra nulla toglievano o aggiungevano ad adoratori eventuali, eredi di quelle persone sconfitte in battaglia. Dio aveva un piano per questa casa che sarebbe stata costruita. Il profeta dice: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Dio non voleva solo una casa di preghiera solo per i fratelli ebrei, voleva una casa di preghiera dove chiunque volesse cercare la sua faccia sarebbero andati. E poi il no di Dio era dovuto al fatto che ci voleva un tempo di pace per preparare il materiale. E Hiram, il re di Tiro, dette a Salomone poi in seguito legno di cedro e di cipresso, quanto egli ne volle. E per fare tutto questo era necessaria calma e tranquillità. Un tempo di pace in cui le guerre non avessero interrotto le strade, i collegamenti, i progetti, le realizzazioni. A Hiram: tu sai che Davide, mio padre, disse: Salomone non poté edificare una casa al nome dell'Eterno a motivo delle guerre in cui egli fu impegnato. Ma ora egli, il Signore, ha dato a me pace, sicurezza. Salomone indica pacifico, un uomo di pace. Ci sono persone che nella vita hanno combattuto sempre guerre, altre persone che hanno avuto momenti di lunga pace, e in quella lunga pace hanno potuto portare a termine i progetti che Dio gli ha affidato. Io, disse Davide alla fine della vita, ho impiegato tutte le mie forze
a preparare per la casa del mio Dio oro, argento, rame, ferro, legname, pietre donice da incastronare, brillanti e di diversi colori, ogni specie di pietre preziose e marmo bianco in grande quantità. Salomone l'ha costruita, ma Davide ha messo da parte molto del materiale. Ci voleva tempo, infine, perché per poter costruire quel tempio doveva esserci la pace. Dovevano venire lavoratori dalla nazione vicina e portare il loro saper fare e il loro materiale in legno. I no di Dio vanno rispettati. Ai no di Dio ci dobbiamo sottomettere. Dio rispose: no, no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu gli metterai nome Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza. Notate insieme a me, no. Dio può dire dei no che a noi non garberanno molto, ma Dio è Dio e noi dobbiamo sottometterci alla sua volontà. Sono promesse collegate al disegno divino che è sempre il migliore. Io ti presi dall'ovile, disse il Signore, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele e sono stato con te dovunque sei andato. Io, tu. Notiamo questo dialogo. Io ti ho indicato e tu hai saputo accettare. Le altre dinastie cadranno, ma tu no. Su circa 204 paesi del mondo, stati del mondo, solo 43 hanno dei re come capi di Stato. Vanno scomparendo sempre di più, fino al giorno in cui resterà solo uno, il re dei re, il Signore dei Signori. Egli resterà per sempre. Il re Farouk d'Egitto, deposto dal colonnello Nasser, commentò la sua deposizione con una specie di profezia. Entro il 2000 resteranno solo 5 re, i 4 delle carte da gioco e i Windsor, cioè i re del Regno Unito. Sei sbagliato, ancora questo non è successo, ci sono ancora 43 re nel mondo, ma presto scompariranno tutti e si sta avvicinando. E noi per fede vediamo già quel giorno che corre verso il momento della fine per far vedere a tutto il mondo gli uomini in ginocchio che confesseranno che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Qual è la differenza fra loro e noi? Noi siamo qui e lo stiamo facendo volontariamente senza costrizioni. Noi di nostra spontanea volontà abbiamo detto e diciamo dal momento della conversione fino ad ora: tu sei il Signore. Quando Gesù ci salvò, noi confessammo che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quando scendemmo nelle acque del battesimo, noi dicemmo: accetto Gesù Cristo come mio Signore. Quando Gesù ritornerà, noi ci inginocchieremo davanti a Lui e gli diremo: sei il re dei re e il Signore dei signori. E siamo così grati a Dio di essere parte di questo piano. La parola che tu hai pronunciata rimanga stabile. Sono promesse sempre accettate con umiltà. Egli, Davide, disse: chi sono io che tu mi abbia fatto arrivare a questo punto? E questo ti è parso pure poco, e hai parlato di una casa per il tuo servo fino a un lontano avvenire. Chi sono io? Dovremmo sempre capire che non siamo niente. E quando non lo capiamo, Dio permette difficoltà che ci facciano rimettere i piedini per terra per ricordarci che nulla è certo nella vita, nessuna posizione è sicura, tutto traballerà eventualmente nel mondo attorno a noi,
ma anche se i monti fossero scossi, noi resteremo con Gesù. Alleluia. La scrittura dice chiaramente che lui disse: chi sono io? Forse non immaginava che dopo Babilonia Gesù, un suo discendente di Davide, avrebbe regnato. Il profeta Zaccaria disse: ecco un uomo che si chiama il germoglio, germoglierà nel suo tempio e costruirà il tempio del Signore. Egli costruirà il tempio del Signore, riceverà gloria, si siederà e dominerà sul suo trono, sarà sacerdote sul suo trono e vi sarà tra i due un accordo di pace. Sono andato un po' a scrutare nella Bibbia e chi sono questi due? Dio Padre e due figli, e Dio Figlio avranno un accordo di pace per noi. Gesù sarebbe venuto per questo accordo sulla terra e avrebbe fatto un nuovo tempio. Per la verità, qualcuno dirà, Gesù ha detto di quel tempio per cui sono corsi ben 46 anni di costruzione, quello ricostruito da Erode e poi da qualcun altro in seguito, che non sarebbe durato a lungo e che sarebbe stato distrutto, il che è accaduto nel 70 d.C. Quindi non sembrerebbe che Cristo abbia costruito un tempio. È vero, non ne ha costruito uno, ne ha costruito milioni. E quel tempio siamo noi, perché è scritto: or voi siete il tempio di Dio, or voi siete il tempio dello Spirito Santo. Ci sarà un accordo tra i due. Il padre e il figlio ebbero un accordo di pace. Il figlio avrebbe costruito un tempio e sarebbe stato lui il re e il sacerdote insieme. A nessun uomo è stato consentito di essere re di Israele e sacerdote di Israele. Qualcuno che ci ha provato è diventato pure lebbroso, ma c'è uno che è e sarà per sempre re e sacerdote dei Tempio di Dio. Il suo nome è Gesù. Dio Yahweh con noi, Dio che salva. E queste promesse sempre gradite loderanno il Signore. È così che Davide si è espresso: e qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi un nome. Qual popolo è come il tuo popolo? Concludendo, vorrei permettermi di riflettere insieme a voi che un popolo come la Chiesa nel mondo non c'è. Siamo un popolo speciale e invece di stare a litigati nella teologia riguardo alla predestinazione per far parte di questo popolo o a un libero arbitrio per far parte di questo popolo, noi dovremmo semplicemente ringraziare Dio di farne parte e dovremmo insieme dire: Signore, chi eravamo noi che potevamo aspirare a ricevere questa preziosa realtà? Qual popolo è come il tuo popolo? È scritto che quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo Gesù. Quelli che ha preconosciuti vuol dire che Dio ab eterno, prima dei tempi eterni, già sapeva e stabiliva che io e voi saremmo stati i suoi figli. Preconoscendo, conoscendo il futuro, lui sapeva che gli avremmo detto sì. E oggi glielo vogliamo dire insieme. Alzate la mano per dirlo con me: sì, Signore, io ti amo. Sì, Signore, voglio essere tuo. Promesse sempre gradite per fede. Ora, o Signore, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene, hai promesso queste promesse al tuo servo. Noi ci crediamo e ci crediamo perché senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La parola che tu hai pronunziata rimanga stabile. Abbiamo visto che ci parla di promesse
che sono riservate al credente devoto, collegato al disegno divino, sempre accettate da coloro che per fede dicono: ti voglio oggi, Signore, come il Signore della mia vita. Ci alziamo all'impiede e lodiamo il Signore. Innalziamo il suo nome tutti insieme. Alleluia. Benedetto il tuo nome. Padre, ti vogliamo ringraziare per Gesù. Domandiamo che tu benedica tutti i credenti che sono qui in presenza e quanti stanno seguendo con la radio, la televisione, quanti stanno seguendo con i social. Signore, noi domandiamo che tanti siano benedetti e che queste tue promesse siano riservate. La tua parola ci incoraggia a credere e noi lo facciamo. E con le parole di quell'inno diciamo: credo alle promesse che il Signore mi fe. Domandiamo grazia, Signore, che tu intervenga e che tu spanda il tuo spirito su coloro che ti stanno chiedendo aiuto. Molti domandano il tocco della tua mano per guarire, altri per essere liberati da problemi, altri per essere salvati. Fallo adesso, Signore, mentre i nostri cuori intercedono insieme per tutte queste richieste, ti diciamo: intervieni, esaudisci, rispondici nel nome di Gesù, tuo Figlio, benedetto in eterno. Amen.